collaborazione in corso è molto buona, particolarmente tra Camerun e Italia, sui vari problemi, sui vari fronti, quello dei rifugiati e delle migrazioni, quello della lotta al terrorismo, quello della collaborazione economica e commerciale, quello culturale. Mi auguro che divenga sempre più intensa questa collaborazione fra l'Italia e il Camerun, fra l'Italia e tutta l'Africa, ma tra tutta l'Unione Europea e l'Africa. Senti, per quanto riguarda invece la lotta al terrorismo, l'Italia, lei ha fatto i complimenti al Camerun per gli sforzi per arginare il terrorismo violento di Boko Haram. C'è la possibilità di unire le forze nell'Africa subsahariana per costruire una barriera contro il saldarsi dell'ISIS e il Daesh a nord e di Boko Haram a sud? Il terrorismo di questa natura, anche se assume nomi differenti, è lo stesso fenomeno che si registra in altre zone. Noi abbiamo fatto i complimenti, li rinnoviamo al Camerun per i risultati, per la determinazione, i risultati conseguiti mantenendo la tutela dei diritti umani del proprio paese, e questi risultati sono incoraggianti. Naturalmente occorre che vi sia l'aiuto da parte di tutti, dell'intera comunità internazionale. L'Italia sta cercando di aiutare per la sua parte attraverso l'arma dei carabinieri, con l'addestramento che viene fatto, attraverso ogni forma possibile.